vicino a te. Cucina e strilla tu. Il prossimo 19 marzo, nel giorno del suo onomastico, Pino Daniele avrebbe compiuto 60 anni. Napoli lo celebrerà con una giornata di iniziative in programma dalla mattina al Maschio Angioino, che si concluderà con un concerto alla Mostra d'Oltremare. Il primo appuntamento nella Sala dei Baroni di Castelnuovo, che ha accolto le ceneri dell'artista partenopeo per l'ultimo saluto da parte del suo pubblico. Ai familiari saranno consegnate le testimonianze lasciate dai fan e raccolte dall'amministrazione in 11 volumi. Subito dopo, alle 12.30, nel cortile del Maschio Angioino, si terrà un flash mob sulle note di Io sto vicino a te, uno dei brani più famosi di Pino Daniele, è scelto per esprimere il senso di questa giornata. I due protagonisti erano Pino e il suo pubblico, quindi adesso che Pino ci guarda, ovviamente, guarderà il suo pubblico, è un modo di dire Io sto vicino a te, quindi ognuno porterà una sua chitarra e quello che avrà modo di trasmettergli amore come lui ce l'ha trasmesso a noi. La mattina un momento solenne a Castelnuovo nella Sala dei Baroni, dove daremo gli 11 libri che sono stati preparati, di tutti i messaggi lasciati in occasione dell'urna che per tanti giorni è stata appunto nella Sala dei Baroni, una targa che sarà consegnata alla famiglia, in particolare al figlio Francesco. Alle 18.30 nella chiesa di San Lorenzo Maggiore, l'artista scomparso a gennaio scorso sarà ricordato nel corso della funzione religiosa per San Giuseppe. La sera al concerto, in programma al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare, prenderanno parte Nello Daniele, Enzo Avitabile, Francesco Baccini, Eugenio Bennato e tanti altri artisti che riproporranno le canzoni del Nero a metà. Faremo una cosa molto semplice, come lui avrebbe voluto, perché poi non bisogna mai aspettare il grande evento, perché comunque Pino di grandi eventi ne ha fatti tanti, quindi a lui sarebbe piaciuto così. Nell'intimo lo ricorderemo nel migliore dei modi, con tanta umiltà e tanta dignità. Quello del 19 marzo sarà soltanto il primo di una serie di eventi, ha sottolineato il sindaco De Magistris, annunciando che il comune dedicherà a Pino Daniele una piazza nel centro storico di Napoli. In commissione toponomastica abbiamo affrontato la piazza che verrà dedicata a Pino entro il 2015, ovviamente per poterlo fare c'è bisogno di una procedura amministrativa un po' complessa. Chiederemo la deroga dei 10 anni al prefetto e poi c'è la mia richiesta formale anche che ho fatto all'aeroporto, perché credo che l'aeroporto di Napoli possa essere intestato a Pino Daniele.